Questa è l'Italia. E io devo iniziare a fare video, giustamente. No, la vita fuori esiste. Quanti ricordi e quanti video ci ho fatto sotto. Anzi, con questo sottofondo. Anche se volevo aprire il video con elegante, signorile, d'altri tempi. Italiano. Dolce. Lasciamo lavorava. Vabbè, sì, te voglio parlare di qualcosa di elegante, ma soprattutto due prodottini italiani. E uno non poteva mancare nella mia collezione. Ma tutto questo subito dopo la sigla. Eccoci qua, bentornato. Come stai? Come non stai? Oggi ti farò una bella chiacchiera insieme a te. E come sempre, total relax, perché questo è un momento per me di tranquillità e di diciamo, cercare di sfogare un attimo tutte le negatività. Sembra assurdo, ti fai la barba, scarichi. Beh, l'unico spazio che mi posso prendere è questo, sia mio mentale che quello poi, diciamo così, anche strettamente lavorativo, perché no? Allora, c'ho un po' di mal di gola che tu manco ti immagini, sicuramente non te ne frega niente, ma te lo dico prima. Allora, oggi aggiorniamo il calendario. Aspetta, perché io ho cambiato, siccome ho cambiato orologetto, non mi segna. Allora, 29, eccolo qua. Se ne sta andando pure gennaio, se ne sta andando. Allora, c'è una cosa che, anzi, due cose, scusa, stavo un po' così, ma te giuro, c'è un mal di gola assurdo, tutto da sta parte. E non poteva mancare nella mia collezione una cosa che per me rappresenta tanto. E c'è una versione gigante, non è la stessa cosa, ma è la stessa marca, che a me piace vedere, osservare, toccare, guardare. E nello stesso tempo, un sapone e dopo barba che per me sono, non lo so, mi trasmettono sia la tranquillità, ma l'eleganza, il piacere olfattivo della tranquillità della natura, perché no? E magari un profumo che non piace a tutti quanti, è un profumo di pianta, anzi di fiore, perché oggi ti parlo, ti faccio vedere subito l'armamentario che ho preparato, ti parlo del Violetta di Parma di Bignoli, il gallo che sembra quello, sicuramente a qualcuno verrà in testa, lo Chantecler, ma non c'entra assolutamente nulla. Saponificio storico che risale addirittura al 1945, già te ne ho parlato tempo fa. Scusa, sto messo male. E che produce appunto dei buoni saponi, secondo il mio punto di vista. E la profumazione della Violetta di Parma in questione non è fortissimo, non è fortissimo, ma secondo me è equilibrato e giusto. Si presenta in questa consistenza un po' cremosa. Il bouquet della profumazione è rosa, gelsomino, mughetto, giacinto, eutropio, note muschiate e legnose. Molto piacevole. Te ne piace la Violetta? Se non ti piace, è inutile che magari ci fai il pensiero. E devo dire che a me piace, mi piace indossare una profumazione come questa che non reputo esclusivamente da donna, ma anche signorile. Per quale motivo? Perché nella sua semplicità è accattivante, però è gioiosa, capito? Voglio dire, è quello. E come ben notato, anche oggi è Namo Delios. Le voglio provare con il mio rasoio Rasorock preferito, il Game Changer 84P. Ti serve un carciofo, non te fa problemi, eh? Allora, c'è pure le banane, se te vanno, cioè, violette e banana, magari ci potrebbe stare un gusto di gelato, tipo, mi detto, magari qualcuno che fa gelati prende spunto e trova l'idea. Allora, vado con lui perché è uno dei miei preferiti, per cercare di avallare l'ipotesi dell'altra volta che l'Eros ha migliorato tantissimo e mi ci sono trovato bene. Bisogna fare più esperienza. Mo' io
cambio rasoio, quindi cambio le carte in tavola, ma conosco il rasoio, quindi posso fare un'ulteriore valutazione. Allora, cos'è questo? Cos'è? Ma l'avrei visto un centinaio di volte. Questa è la confezione di Evo 2.0, ma è particolare. Allora, se non hai mai visto la confezione, te la faccio vedere. Evo è un pennello da barba sintetico che ha avuto un aggiornamento per quanto riguarda la fibra. Questo si sta arrabbiando, però, un po' perché sta a strillare proprio. Oh, comprati questi carciofi. Mamma mia, sono cattivi. Allora, ti dicevo, hanno cambiato la fibra e questa risulta molto più ondulata, quindi lavora su tutti i tipi di saponi, tallowadi, duri, vegetali, vegani, e sto di giusto per fa minimo di sorriso, eh. Allora, eccolo qui, è un, diciamo così, imitazione del tasso, ma sintetico. Vabbè, c'è il foglietto illustrativo che ti spiega anche. Io ogni volta che vedo scritto Omega, da pensare quando sono stato da loro a trovarli, sono trovato benissimo. Bellissimo rapporto che ci ho avuto. È stata bella anche la giornata della scorsa insieme, dico la verità. Ho passato 2 giorni in giro per l'Italia e sono stati veramente fantastici. Spero di tornare a girare un pochettino. Allora, le fibre impiegate alla fabbricazione di questo pennello sono il risultato di una ricerca. Raccogliendo la massima cura dopo l'uso, scioccando ripetutamente un'acqua tiepida, mai bollente, lasciando. Questo è molto importante, te lo faccio leggere. Se riesci, ti interessa, stoppa il video così lo puoi leggere. E ti dice che comunque sia molto importante risciacquarlo con acqua calda subito dopo l'utilizzo, per eliminare tutti i residui di sapone che sono rimasti e allo stesso tempo utilizzare acqua tiepida e non bollente, perché potrebbe rovinarsi il nodo dove c'è attaccata la ciuffatura. Momento SSFMR. Mo' faccio una marea di video tutti così, non dico niente. Che noia. Vabbè, ma andiamo a stappare, vediamo che succede. Questa bella carta come una volta che tiene il manico di questo pennello. Mi dispiace pure romperla, ti dico la verità, perché ogni cosa è fatta da una persona e per me. Chissà chi l'ha incartato questo, chissà, magari esce pure per il nome. Cerco di. Magnifico, magnifico, il tricolore non poteva mancare nella mia collezione. Non poteva. Oggi ho il viso proprio, pieno. Magnifico, bello, lucido, bello sto colore, il Made in Italy. Questo è il tricolore, guarda che spettacolo, fatto in Italia e col tricolore, pensa che testo di. Mettiamolo un po' in ammollo in acqua tiepida, non serve a niente, non puzza, vedi, per farmi prendere tale enfasi. Si sente il sintetico, ma è normale, non è che è una puzza, se ne va via subito, quindi per dimostrazione che non compromette assolutamente la fragranza del sapone quando lo utilizzi. Allora, aspetta una cosa perché mi sono dimenticato di prendere un accessorio per me importante, che è il Dove Glory, eccolo qua, il pre-barba. Sì, perché ho la pelle molto secca e anche le mani molto secche per via del freddo che sta facendo. Devo accendere un po' d'acqua calda perché si è congelata. Non sembra, ma a Roma comincia a menare un pochetto, ti dico la verità, mena un pochettino. Ma questo si sta proprio arrabbiato. Boh. Dai, che non parla come Marcello. Acqua calda, dai. Tanto becco quello che mi dice 8 miliardi di litri, 7 milioni di bollette di acqua. E vabbè. Capita anche questo. Allora, andiamo nel frattempo a tirare fuori la lamettina Helios, fatte in Egitto. L'altra volta mi hanno dato una bella sensazione, devo dire, e le riuso. Qual è il problema? Una tosse secca che è micidiale, guarda. Allora, va bene così l'acqua, se no siamo arrivati a 3 milioni e mezzo di acqua, non va bene. Io ci scherzo, quindi se mi ti fa battutina, sappi che poi se ti rispondo così, è giusto per scherzare, perché mi offendo, e neanche te ti offende. Se ti offendi vuol dire ciago da paglia. E occhio perché se ti avvicini a fonti. Vabbè,
di calore potresti accendertela. Allora, perfetto, bello ignorantello, bello vivo, bello acceso, molto sicuramente diretto. Mi ha scaldato un po' il ciuffettino. Allora, essendo una quasi una crema, anche se scritto sapone da barba, io andrò a intingere il ciuffo del pennello, quindi non metto l'acqua per questo momento, però mi sciacquo prima il viso e vado poi ad applicare il prebarba. Quanti minuti? Mazza, 10 minuti, non mi applicare. Se no poi per andare non guardare. Ah, che spettacolo, che spettacolo, sgocciolo come se ci fosse domani. Fortuna che oggi sto andato, se no già c'avevo il sergente maggiore dietro la porta che mi guarda male, soprattutto quando ti casca un goccettino d'acqua. Allora, mi raccomando, poche gocce, non te far bagno con questo, che non serve. Mamma mia. Ah, cercherò a breve anche di riprendere le dirette. Soprattutto qua sul tubo, perché voglio iniziare un po' a riconfrontarmi con tutti quanti voi. Scusa, tolgo l'acqua un attimo dalla confezione del dopo barba, perché pure questa, guarda, il packaging è veramente micidiale, formidabile, bella, pesante. Ne parliamo però dopo. Allora, pennellino tanto è umido, abbastanza umido. Vado a prendere, vedi, sempre con movimenti circolari, anche se poi il sapone tenderà un po' a spostarsi, vedi, è normalissimo. Ecco qua, ma quanto è bello sto evo, ma quanto è bello, ma quanto è bello. Poi io che sono fissato con sta cosa, che te lo dico a fa. Ripeto, non è fortissima la fragranza, una carezza, oh, una carezza. Aspetta, c'è un po' troppa acqua, vedi, fai sempre attenzione, che c'è veramente tanta acqua. Vedi? Mazza, è morbido. Cioè, nel senso, lo sento veramente piacevole. Praticamente ho utilizzato soltanto, quasi esclusivamente il Bad Boy, quello di Rosa Gottfella. E l'avevo lasciato un attimo da parte. Micropulsazioni, che goduria. Ecco qua. Allora, mettiamo un goccettino giusto 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 di acqua. Tanto mo arriverà quello che mi ha detto che ho prelevato 7 quintali e mezzo di sapone. Io vi vorrei vedere a casa vostra, mi invitate, vengo a vedere proprio. Basta. Ecco qua, bello cremoso. Oggi mi sto un po' da cacca come se non ci fosse un domani, ma non me ne frega proprio niente, perché oggi è così. Allora, già lo sento be bello vellutato, però non è ancora come dico io, nel senso che a me piace un sapone molto idratato, molto. No, ma non schiumano i pignoli, no, no, fanno finta. So io che metto la panna spray sul pennello per far vedere che ha schiumato. Altra grande tecnica, te. Che se trova. Prendi a schiumare la barba. Fa una finta saponata. Guarda che roba che viene fuori. Vabbè, bande e chiacchiere, no. Poi quando ho finito te lo dico, perché se no
Cioè, che te devo dire? Te devo dire che comunque il profumo del Vignoli, ripeto, non è esagerato, non è fortissimo. Si sente. Ripeto, però non è un'esplosione. Piacevole. Fa il suo lavoro. Monta. La cosa molto importante. Elegante e signorile, perché no? A me la violetta mette tranquillità, mette, non lo so, mette gioia. Che te devo dire? Mi fa pensare ai vecchi tempi, o alle famose pastiglie Leone, che se mi dà un pacchetto di quelle te le finisco in 20 secondi e manco te ne accorgi che l'ho finite. Guarda quanto sapone c'è. Quindi c'ho ragione, l'hai sprecato, l'hai preso troppo. Beh, se lo dici tu. Scherzo, eh? Qua stava a far giro doppia elica che piace a nemico, che è fissato con il giro doppia elica. Ancora non ho capito che significa proprio. Si difende bene, eh? Si difende molto bene. Non so te, ma io sul mento ho una difficoltà assurda. Vediamo come si pulisce bene sto rasoio. E difficoltà assurda per via della, diciamo così, del senso di crescita del pelo che va un po' per i fatti suoi. Ma questo mi capita con tutti i rasoi, eh? Anche quando utilizzavo i multilama. È proprio ostico. Ok, perfetto. Allora, il saponcino è rimasto, vediamo un attimo se è diventato vaporoso. Manco per sogno. Allora, ogni sapone ha la sua caratteristica, nel senso che ci sono dei saponi che tendono ad essere vaporosi per il motivo semplice che ne prelevi poco. E magari quel sapone vuole essere preso un po' di più per poter darti il meglio, quindi sei te che devi capire, non è magari il sapone che non vale, c'è anche quella, può capitare anche questa, diciamo, problematica, però diciamo
Diciamo che tutto si risolve. Niente, taglia in doppia elica, mi dispiace. Posso, dai, più che bene. Bello, bello scorrevole, dai, non, più tanto non gli posso dire su. Allora, terminata la lasatura, ottima lasatura, acqua tiepida, come consiglia Omega o Omega. Tolgo via questo. Altra cosa molto importante, te la faccio vedere per il mantenimento del pennello, soprattutto per togliere quella parte, quella patina anche biancastra, che nel sintetico, nel ciuffo non si forma perché essendo sintetica non riesce a depositarsi, quindi non ti farà male la nuvoletta bianca. Se te la fa vuol dire che non ha lavato bene. Allora, togliamo tutta sta roba. Mazza quanti video. Se fossero soldi sarei ricco. Allora, tiepida, io di solito faccio, non premo in modo eccessivo, non vado a storcere il ciuffo perché mi piace il carciofo. Il carciofo, se mi piace, me lo mangio. Stai a pensare un'altra cosa? T'ho sgamato. Vado a togliere, guarda, esempio lampante. Se esce acqua, cioè se l'acqua in qualche maniera diventasse biancastra opaca, vuol dire che ancora c'è presente traccia, ci sono tracce di sapone, e quello potrebbe farti poi l'effetto con la nuvoletta. Che succede generalmente nei pennelli con fibre, setole, peli naturali. Con questo no, mi raccomando, sbatacchia bene, togli tutta l'acqua che c'è all'interno, asciugamanino, senza forzare. Io ti dico come faccio io, poi se tu lo vuoi modificare, fa cose strane, particolari, perché pensi di aver trovato, non lo so, un gusto personale diverso, fallo pure, però io ti dico, se vuoi che te dura, fai così. Allora, questo poi lo metterò in alto nel mobiletto che ho laggiù, perché io li faccio respirare così. Non c'ho 200 miliardi di pennelli, non c'ho un supporto per mettere i pennelli. Anche perché non tutti i pennelli hanno lo stesso diametro. Allora, boh, prima sta chiacchierando, no? Poi la differenza tra me e te. Ecco, quando io mirato vedo poco dallo specchio perché c'ho la telecamera, quella che tu mi vedi da sta finestra, e non mi riesco a avvicinare più tanto allo specchio, quindi io devo fare poi a fine rasatura una piccola correzione delle cose. Anche perché se mi vedi troppo da vicino poi ti metti paura, quindi meglio evitare queste cose, non mi assumo le responsabilità. Che ne so, io potrebbe prendere un trauma, rimani scioccato. Allora, Helios, confermo quello che ho detto l'altra volta, anche su Game Changer 84P sono andate molto molto bene, non l'ho sentito proprio, non hanno lasciato segni evidenti, a differenza di quelle vecchie, e ci ritorno sopra perché forse qualcuno non l'ha capito. Le vecchie Helios, quelle fatte in Germania, che erano magari uguali alle Bolzano, quello che ti pare, non mi piacevano perché ogni volta che me la devo usciva il puntino rosso. Queste no, queste sono migliori, le trovo migliori, le trovo. E te lo dico dopo la seconda rasatura con un rasoio differente rispetto a quello che ho provato l'altra volta. Quindi il mio giudizio è molto positivo, veramente una di quelle lamette che metterò a rotazione nelle mie rasature, tra quelle che preferisco. Allora, parliamo prima del packaging. Un packaging bello, lussuoso, tozzo, forte, sembra quasi di un profumo. Sembra quasi di un profumo. È affascinante. Certo, non capisco la statua, però vabbè. E per quanto riguarda, c'è anche la descrizione, la piramide olfattiva, nota molto positiva, eccola qua, dove violetta, rosa, erba, mochetto, vabbè, lilla, insieme anche a quella che ti ho detto, perché sono tre parti, la piramide è composta da tre parti, quindi testa,
cuore e fondo. Eh sì, è quella che ti ho raccontato in un'età, ripeto. Allora, ci ho litigato un pochetto, perché come vedi, a disegni ho provato, cioè, l'ho aperto, però, litigato perché, te spiego, questa è così fine e all'interno, cosa giusta, c'è un doppio incarto. Essendo vetro, capisci la te che se c'è una confezione, quindi ci avrà anche un costo, se prende delle botte è più protetta. Agitare bene prima dell'uso, lo dice anche Bignoli, mi sono dimenticato di dirtelo. Ah, poi trovi la descrizione anche per lo smaltimento, che ormai si vede dappertutto e credo che sia anche obbligatorio. Ti spiego come smaltire tutto. Beh, una nota, io vado. Botta alcolica molto presente, però la viola è talmente così affascinante per me che non lo so, non, una di quelle poche volte che non ti riesco a descrivere un attimo la mia sensazione. È una viola un po' aromatica, per farti capire, molto aromatica, molto. C'è anche questo odore anche un po' di erba. Molto molto piacevole però. Sì, la sento balsamica. Una violetta balsamica. Fresca, non pesante, non troppo viola, inteso, capito, col violone là. Io spero di essere comprensibile, a tutti, però anche io c'ho i miei limiti. Allora, molto piacevole, non troppo fastidiosa come viola. Balsamica, aromatica. Metta come ti pare. Comunque, grande e bella sbarbata, se cerchi un bel rasoio per la barba di 3 giorni, anche il Game Changer ha il suo. Rasoio che ha un discreto peso, ma lavora benissimo, molto facile da utilizzare. Bello profondo e ha lavorato benissimo con la Helios. Quindi, dal canto mio è tutto. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Grazie se sei arrivato fino a qua. Se non ti sei iscritto al canale, non te voglio bene. E noi ci becchiamo al prossimo video. Come dico sempre, buoni acquisti e buone sbarbate. E niente, mo vado in giro per casa così bello fiero. Tanto sto da solo. Chi sente questo odore di violetta? Chi lo sente? Nessuno, lo sento solo io. Vabbè. Al prossimo video. Ciao!